Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati se siete già presenti sul canale. Apro questa rubrica che riguarda il fuoco in generale. Allora, lo devo fare in casa perché sta piovendo. Mi sarebbe piaciuto farlo fuori. Vi faccio vedere un sistema molto semplice che non ho inventato io chiaramente. Ai tempi addirittura della guerra veniva usato questo sistema. Era un sistema di emergenza per poter riscaldare le latte con il cibo oppure anche per potersi riscaldare le mani. E oggi cerco di replicare questo sistema in maniera molto semplice. Naturalmente fa parte della mia rubrica Survival. Prepping Survival, ma anche il bushcraft tratta questi argomenti, è come poter accendere appunto una fiamma in situazioni gravi, in situazioni di emergenza, quando non abbiamo altre possibilità. Ho preso come base un sasso e il materiale è materiale di riciclo, quindi tutto quello che possiamo trovare. O possiamo avere con noi, ad esempio, una lattina di tonno, una lattina di fagioli, la bibita classica, poi del cartone, può essere il cartone della carta igienica o dei fogli di cartone, quello che troviamo, che possiamo trovare, diciamo, in maniera semplice, o che possiamo magari avere con noi. E poi serviranno naturalmente dei fiammiferi o un accendino magari antivento. Vi segno poi anche alcuni video che si possono collegare a questo, ad esempio come fare i fiammiferi antivento e antiacqua e gli stoppini. Allora, bisognerebbe usare i guanti. Ma in situazioni di emergenza può succedere che i guanti non ci siano. Ecco, come nel mio caso, che la situazione di emergenza è rappresentata dal fatto che non li trovo. Quindi, allora, vado a tagliare, ad esempio, in questo caso una lattina, ma può essere anche una base molto più larga. L'importante è che sia comunque di alluminio o di altri metalli, perché chiaramente non deve scoppiare, quindi non può essere di vetro in questo caso e naturalmente non si può usare la plastica. Cosa importante è cercare di non tagliarsi, perché l'alluminio taglia moltissimo. Quindi io ora sto rifilando con una forbice, ma a casa possiamo usare anche la carta vetrata. Se ad esempio volessimo preparare giusto qualche fornelletto, chiamiamolo così, d'emergenza, ecco, è meglio usare, ad esempio, vedete, la scatoletta di tonno è già rifilata bene. Altre scatolette o altri contenitori come le lattine andrebbero rifilati, ma ripeto, essendo canale di emergenza, di sopravvivenza, bisogna arrangiarsi con quello che si ha e come si può. Quindi vado a prendere del cartone, ne ho tirato uno strato perché sennò diventa più difficile avvolgerlo. Prendo più o meno l'altezza della lattina del contenitore in metallo che ho a disposizione, perché quello che devo fare è tagliare delle strisce di questo cartone. Deve essere cartone perché è un materiale che assorbe moltissimo ed è proprio quello che deve fare in questo caso. Questa lampada, come può essere anche fornello, è ad olio, quindi è uno dei primi sistemi usati per illuminare. Non so se siete appassionati come me di film dell'horror, ma comunque anche. Se avete letto Jack lo Squartatore, cioè più o meno il periodo del 1800, c'erano i lucernari, c'erano quelle persone incaricate di andare ad accendere
e spegnere questi lampioni che erano fatti ad olio. Quindi in questo caso sto facendo un fornelletto, ma naturalmente il sistema per creare una lampada d'olio più o meno siamo lì. Comunque farò poi altri video in merito, diciamo, a questo argomento che riguarda più o meno il fuoco e poi prende però vari tipi di argomenti. Allora, io sto arrotolando il cartone in maniera semplice. Se ad esempio non è abbastanza lungo, li unisco tra di loro e lo stringo tra le mani, perché devo più o meno avere come spessore quello della lattina, in questo caso, nella quale poi devo andarla a mettere. La precisione non è fondamentale. Quello che sto cercando comunque di fare è quello di poter usare meno materiale possibile e attrezzatura possibile, proprio come quando si ci trova in situazioni di emergenza. Normalmente il coltellino è un qualcosa che dobbiamo sempre avere con noi. Ho fatto anche un kit di emergenza casalingo, chiaramente non è un kit professionale, è un kit di emergenza casalingo che si può usare anche se andate a fare delle semplici escursioni. Allora, questa è la lattina, io vado a mettere all'interno questo rotolo di cartone che ho preparato e possiamo farne di vario tipo, quindi possiamo fare molto più grandi, molto più alti. Io non consiglio l'altezza, più che altro la larghezza, perché per l'altezza è chiaro che il fuoco con qualcosa che si appoggia sopra, come può essere una padella, un pentolino, con la mancanza di ossigeno si spegne. Quindi bisogna poi trovare la soluzione per fare in modo che si possa riscaldare o cucinare senza affogare la fiamma. Questo è opzionale, diciamo che sono degli stoppini fatti sempre con il cartone che mi danno un po' il via alla fiamma, ma comunque, appunto, dicevo, è opzionale perché vedrete che poi prenderà fuoco in tutti i casi. Non so se l'ho già detto, e allegherò sotto il video, lo sto facendo già da un po', cerco di allegare sempre sotto il video argomenti che possono essere collegati a quello che sto trattando in questo momento. Quindi ad esempio poter rendere impermeabile un fiammifero e come poter fare in maniera pratica a casa. Con la cera, con la paraffina e ad esempio gli stoppini. Quindi il materiale di riciclo qual è? Sono naturalmente i contenitori che possiamo anche trovare. In questo caso non dico purtroppo perché se una situazione di emergenza ci fanno comodo, ma l'immondizia che lasciamo in giro non è una cosa piacevole. Chiaramente può essere una lattina, può essere qualsiasi cosa che sia di metallo. Questa è una scatoletta di carne, ha già l'orlo che non è tagliente. Naturalmente è anche un sistema che usavano per riscaldarsi le mani. Ora possiamo solo immaginare, insomma, quello che hanno passato, ecco.
Come vedete, non è necessario che il cartone sia lunghissimo, ecco, possiamo unirlo con le mani e poi resterà comunque bloccato all'interno del contenitore di metallo che abbiamo scelto. Anche qui, se vogliamo, possiamo creare dei piccoli stoppini. Naturalmente possiamo crearli anche con altro materiale, tipo i lacci delle scarpe. Ecco, un altro elemento che normalmente abbiamo, o delle strisce di stoffa di tessuto. Però per evitare di restare nudi e di avere scarpe senza lacci, ecco, possiamo usare semplicemente un pezzo di cartone. Cosa fondamentale, lo voglio ripetere, queste sono operazioni che vanno fatte comunque con dei guanti perché è facile tagliarsi, si può bruciare e nel mio caso purtroppo non riesco a trovarli. Ed ecco, sono pronte praticamente le nostre, possono essere torce, possono essere fornelletti. Questo è l'altro materiale di riciclo, ossia l'olio usato, che in vari video ne ho parlato, con il quale si fanno tantissime cose, si fa un combustibile, ci possono fare i saponi. In questo caso lo sto usando come carburante, come combustibile. Carburante, no, non è corretto, come combustibile. Dobbiamo impregnare il cartone in maniera tale che arriva anche sul fondo del contenitore di metallo. Naturalmente non è necessario per forza avere dell'olio di frittura, dell'olio usato. Va bene qualsiasi elemento che possiamo trovare. Ad esempio, qualsiasi grasso di animale, ecco, anche quello una volta sciolto diventa un combustibile. Sono tre materiali che andrebbero nella pattumiera. Sono tre materiali che in situazioni di emergenza, come dicevo in un video, l'intelletto si attiva e non, quindi per questo non ho inventato nulla di nuovo. Verrebbe quasi poi automatico, però ecco, voglio giusto dare un input per farvi conoscere uno dei sistemi vecchissimi e di base. Per avere comunque una fonte di riscaldamento, ma soprattutto per poter cucinare o riscaldare dei cibi. Adesso non ci resta che accendere con un semplicissimo accendino. Io ce l'ho con me perché purtroppo fumo. Ma va comunque avuto portato con sé un accendino antivento oppure dei semplici fiammiferi. Come vedete, ci sono due tipi di fiammiferi qui: quelli che ho trattato per essere impermeabili e fiammiferi normalissimi. Ora in casa non c'ho vento, non sta piovendo, quindi userò un fiammifero normale. Questo è un elemento che va assolutamente tenuto all'interno della propria scatola di emergenza. Quindi diamo fuoco al nostro fornelletto.
Quindi nel frattempo, con l'olio che abbiamo versato, il cartone si impregnerà e rappresenterà appunto, manterrà la fiamma, non a lungo tempo, però ci dà la possibilità di riscaldarci e anche di cucinare. Naturalmente non è che possiamo fare il minestrone con le verdure fresche, cioè nel senso che quando si tratta di emergenza si usano anche degli alimenti di base e magari alimenti energetici, e farò anche delle ricette in merito. E qualcuna forse l'ho anche già fatta, tipo la carne di manzo essiccata. Ecco, allora vedete, questa è una griglia che ho a casa, ma chiaramente se siamo fuori dobbiamo creare un supporto per appoggiarci poi eventualmente il contenitore nel quale andiamo a riscaldare il nostro cibo. Può essere la padella, può essere la pentola, ma può essere anche semplicemente la lattina. Quindi la lattina può fungere anche da contenitore per riscaldare il nostro cibo. Quindi va sollevato ad esempio con delle pietre. Vorrei fare un video più in là, come creare ad esempio una griglia, questa è una griglia che ho preso da forno a microonde, però come poter creare una griglia sempre con materiale di emergenza e che troviamo o che portiamo nel nostro, ripeto sempre, zaino di emergenza, nel cofanetto. Come vedete la fiamma è bella viva. Adesso sono andata fuori, piove, ma mi serviva un sasso più grande per poter appoggiare i piedi della mia griglia, perché se no mi cadeva, ecco, e non volevo fare un video troppo lungo e creare poi invece la griglia manualmente. Ecco, vi faccio vedere. In questo caso la fiamma può respirare, quindi non viene soffocata. Adesso bisogna fare anche la prova del 9. Scusate la ripresa, che non è delle migliori. E naturalmente, qual è l'esempio classico? È un uovo fritto. Non metterò l'olio, perché appunto facciamo proprio emergenza a 360 gradi. Voi dite sì, ma l'uovo dove lo trovi? No, possibilmente non credo di poter portarmi dietro un uovo per emergenza. Forse l'unico alimento che non possiamo trasportare in maniera tranquilla. Ci sarebbe un metodo. Dovrei fare un filmato, è un po' particolare. Comunque, intanto dovrebbe stare ancora un pochino più alta, perché la padella chiaramente in questo caso sta soffocando il fuoco. Ci vuole un po', perché sono passati un po' di minuti, però ecco, l'uovo è pronto. Se stiamo morendo di fame, vi posso garantire che anche se non ha un bellissimo aspetto, va più che bene. E nel frattempo si è consumato il combustibile, quindi l'olio di una delle due lampade o fornelletti. Grazie a tutti, vi aspetto al prossimo. Ciao.